Ciao, allora oggi sono qui per spiegarti il numero 15, che tutti si ricordavano qui benissimo, tutti, che era qual è l'oca selvaggia spicca al volo. Intanto vi salutiamo da questo bellissimo posto, il Parco Rufini. Ciao, fate una carrellata di ciao. Ok, e loro ci aiuteranno a spiegarti il numero 15, cioè l'oca selvaggia spicca al volo. Intanto ti ricordo una cosa, soprattutto nel parco, ma anche quando sei in palestra, l'apertura delle gambe deve essere comunque altezza spalle. E vediamo un po' come sono, ecco, lei si è un pochettino di più, perfetto. Un'anticchia, una frisa, ecco. Scusate se mi scappa il piemontese, l'anticchia piemontese. Ok, Martina va bene, Giusy adesso va bene, e i piedi sono paralleli, molto bene Eliana, ok. Quindi paralleli, in realtà non ci scostiamo da quello che abbiamo sempre detto come postura, ok? In questo caso, visto che terremo l'equilibrio, è più importante. Poi arriviamo dall'altra forma, che andiamo giù con, ecco, con le braccia così, e vedete che Martina fa andare giù anche le gambe molto bene, ok? Da giù apre più o meno un pochettino le mani, ecco, Alessandro sta aprendo le mani e cominciate ad andare su, vedete? Adesso vi giro. Non si può girare, ok. Andate su e ruotate le mani. Vedete che il corpo si comprime quando va giù, e quando va su si distende. Ok? Molto bene. Ruota le mani così delicatamente, come se dovessi accarezzare, molto bene Alessia, come se dovessi accarezzare qualcuno, una carezza leggera, ok? Molto bene. Ok, quindi questa qua è l'oca selvaggia che spicca al volo. C'è un altro dettaglio sui piedi: quando arrivano all'altezza della spalla, cioè le braccia arrivano qua, guarda, stacco coi piedi e vai su, e tutta questa fase te la fai in equilibrio. Ok. Ti ricordo che l'equilibrio va praticamente quando, ecco, vedi che Alessia fa, mettiamo un pochettino, questa è tutta la fase di equilibrio. Praticamente quando arriva giù, qui sei in appoggio con i piedi, ok? Vediamo ancora, Martina, fanno ancora uno, vedi, da qui stacca, tutto equilibrio, e da qui sei in appoggio di nuovo. Perfetto, adesso ovviamente questo sono un contributo per i corsi che comunque bisogna fare in palestra o nel parco, io ti aspetto qui o in palestra, ma questo per ricordarti tutte le fasi salienti del numero 15, ossia l'oca selvaggia che spicca al volo. Adesso un salutone dagli amici, ciao, ciao, e alla prossima, ciao.